Cosa consiglia oggi Penny? Srotolare su di una teglia da forno la pasta sfoglia e dividerla in tre parti. Separarla e poi punzicchiarla con una forchetta e spolverizzare con lo zucchero. Togliete il picciolo ai fichi, tagliatelo prima a fettine e poi ogni fettina a metà. Lasciate soltanto qualche fettina intera per guarnire. Mettete i fichi su di una teglia con carta forno, spennellateli con il limone e spolverizzate di zucchero di canna. Infornate i fichi e la pasta sfoglia per 15 minuti a 180 gradi. Nel frattempo prepariamo la crema allo zabaione mescolando lo zucchero con i tuorli e poi aggiungendo l'amido di riso. Mescoliamo bene e mettiamo da parte. Mettiamo sul fuoco un pentolino con il latte e il marsala e appena comincia a bollire ci versiamo dentro il composto di zucchero e uova. Mescoliamo poi con una frusta fino ad ottenere una consistenza tipica della crema. Togliamo dal forno i fichi e la pasta sfoglia e mettiamoli a freddare. Passato il tempo, disponete su di un vassoio un rettangolo di pasta sfoglia, spalmatelo con metà della crema e distribuite metà dei fichi. Copritelo con un secondo rettangolo e procedete allo stesso modo. Crema e fichi. Poi sistemate l'ultimo rettangolo, polverizzate di zucchero a velo e guarnite con le fettine intere di fichi. A questo punto si mette in frigo per un'oretta. Si affetta delicatamente con un coltello seghettato e si gusta.